Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile, sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo, al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8, ad Umbertide, zona Grattacielo. Gentili telespettatori, un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti, benvenuti a questa nuova puntata. Si tratta di uno speciale interamente dedicato all'arte contemporanea, nel quale andremo oltre l'artista, all'inizio di un percorso fra arte, cultura e pittura, per approfondire questo settore, per parlare con degli artisti veramente di rilevanza nazionale ed internazionale. Siamo in Umbria, in provincia di Perugia, precisamente ad Umbertide, nel cuore del centro storico, presso uno degli atelier più importanti del centro Italia, per parlare con uno dei maestri della pittura contemporanea, e quindi andremo a ripercorrere in un certo qual modo le fasi salienti della sua carriera artistica, naturalmente, e andando a parlare di arte parleremo inevitabilmente anche dell'aspetto umano, perché arte naturalmente e biografia vanno di pari passo, e quindi andremo a conoscere in questo mix di arte, cultura, pittura ed umanità proprio questo maestro che a breve vi presenterò. Quindi partiamo da questa puntata con un progetto importante, non a caso si chiama Speciale Arte Contemporanea Oltre l'Artista. Perché naturalmente andremo a conoscere sicuramente l'artista, però andremo a conoscere, ad analizzare le varie opere e anche il luogo dove lavora questo importante maestro umbro, e naturalmente andremo a conoscerlo meglio in tutti i vari aspetti, nelle varie sfumature. Quindi inizia da oggi un percorso in collaborazione anche con una casa editrice, perché c'è un progetto ambizioso alle spalle, di carattere al momento embrionale, ma nel quale cerchiamo e auspichiamo di approfondirlo in un certo qual modo, di partire da oggi come data zero, da questo bellissimo posto, per iniziare, avviare un progetto a 360 gradi dedicato all'arte, alla cultura, alla pittura. E allora direi di iniziare subito, a partire da questo momento, con il protagonista di questa sera. Rimanete con noi perché andremo a conoscerlo con un'intervista, e poi naturalmente ci illustrerà anche le sue opere, quelle definitive e altre che sta lavorando. Siamo work in progress, mi verrebbe da dire, e quindi iniziamo a partire da questo momento. Bene, in questa spezzata costa fra poesia e narrativa, in questo crocevia di arte e di pittura, vado a presentare il protagonista di questa sera, il maestro Emanuele Ventani. Buonasera Emanuele. Buonasera Antonio. Siamo qui da te, ci ospiti in questa bellissima location nel cuore del centro storico di Umbertide. Vorrei ripercorrere con te, prima di andare a conoscerti attraverso le opere, un po' la tua storia importante a livello internazionale ad oggi, ma sicuramente ne è passata di acqua sotto i ponti. Emanuele, vorrei che ripartissimo dall'Emanuele Ventani diciottenne, prima ancora del 1986, inaugurazione della tua prima mostra. Vorrei che ci raccontassi anche l'Umbertide di quel periodo che è cambiato, e un po' l'aneddoto, ne parlavamo anche privatamente, vorrei che lo ricordassi un po' anche ai nostri telespettatori, sono veramente numerosi. Che cosa successe, insomma, la presentazione della tua carta d'identità, perché da lì parte tutto, Emanuele.
Cioè, praticamente è stata una cosa molto simpatica che racconto sempre con gran piacere. Quando ho fatto per la prima volta la carta d'identità, sono andato a un comune come tutti, ufficio anagrafe, e quando mi ha chiesto professione, avevo 18 anni, ho detto artista. La signora mi guardò e fece un sorriso, come dire: ma che lavoro è? Ci si campa? E questo è stato un aneddoto favoloso che mi ha sempre accompagnato con tanta tanta simpatia. Questo però descrive anche quello che era Umberti degli anni Ottanta. Umberti è una piccola cittadina di provincia, naturalmente, che campare con l'arte era quasi impossibile. L'arte non era nemmeno conosciuta, anche se, pur essendo una città molto importante, perché Umberti possiamo ricordare che ha lavorato il Signorelli, ha lavorato il Pinturicchio, ha lavorato il Pomarancio e tanti altri artisti minori, ma sempre di grande spessore. Però non era un lavoro, e questo, insomma, è stato il mio buongiorno per la mia attività. Ecco, è proprio in virtù degli inizi di Umbertide vorrei fare una citazione di un libro che conosci molto bene, Emanuele Umbertide nel secolo XVIII, ricordo anche gli autori, si tratta di Renato Codovini e del professor Roberto Sciurpa. Vorrei andare a pagina 55, proprio con Sant'Agostino, il posto potremmo dire che ci ospita questa sera, in questa bella cornice, poi andremo a conoscere meglio i dipinti e la location del maestro Vent'anni. Partiamo proprio da qui, da pagina 55, poco prima di entrare nella piazza del Mercatale, piazza Marconi, a destra di chi scende dalla Piaggiola, che chiaramente gli umbertidesi conosceranno molto bene, una delle arterie principali del centro storico, sorgeva il convento di Sant'Agostino e la chiesa omonima, proprio al centro del Castelnuovo. E andando avanti, volto pagina, attualmente la chiesa è in corso di restauro per essere destinata a laboratorio d'arte da parte del pittore Emanuele Vent'anni. Io vorrei che commentassi questa citazione in un libro che parla di Umbertide, degli umbertidesi, anche a livello di ubicazione, ed è molto interessante come si è cambiato proprio sia il centro storico che le periferie di Umbertide. Sì, effettivamente questo il libro risale del 2003-2004, infatti la prima volta che ho preso possesso dello studio risale al 2000. E questo è stato veramente un grande piacere che Roberto Sciurpa, che vorrei ricordare con delle parole favolose perché era una persona veramente magnifica, è stata una persona di grande cultura e mi fece, sì, posso dire, mi fece questo regalo, e che l'ho accettato, l'ho apprezzato, e penso che mi abbia anche storicizzato, perlomeno per quanto riguarda l'ubicazione, perché questa praticamente sarebbe la chiesa di Sant'Agostino, e risale al 1375, e praticamente oggi come oggi sono riuscito a renderla un atelier. Quando l'ho comprata era fatiscente, praticamente già aveva subito dei danneggiamenti a livello strutturale, che era stata soppalcata, praticamente rovinata. E non voglio dire che io ho ridato vita, però ho creato il mio guscio. Qui dentro riesco a trovare le mie reali dimensioni. Ecco, siamo partiti, tornando un po' all'Emanuele Vent'anni diciottenne, passando poi per il 1986 con la prima mostra, arriviamo oggi all'Emanuele Vent'anni, artista di rilevanza internazionale. Che cosa significa arte e pittura per Emanuele Vent'anni? Mi venne subito da rispondere vita, perché con la pittura, con l'arte sono riuscito a vivere, a allevare, far crescere i figli e educarli all'arte. Ambedue fanno un mestiere, Samuele è un giovane artista, la Deborah è figlia, è uno chef, e tra l'altro uno chef creativo, e questo per me è l'arte. E anche un seguire, e questo mi fa veramente molto piacere. E il sogno, Emanuele, visto che hai intitolato una delle tue mostre proprio dedicata al sogno, che cosa ricorre nella tua mente? Cioè, ricollegandoci sempre al discorso dei 18 anni, la carta d'identità, per me fare l'artista era un sogno. Su una realtà non ho avuto mai nessun maestro, non ho avuto mai un insegnante, niente, sono cresciuto da solo. Ecco, ricordiamo che sei autodidatta. Autodidatta al 100%.
quello che è stato, che per me diventare artista era un sogno, che grazie a Dio ci sono riuscito a realizzarlo, a concretizzarlo. E la mostra che ho fatto insieme a Samuele era il sogno nel sogno, perché dentro il mio sogno ci ho messo il sogno di Samuele. Questo per me è stato veramente il grande successo. Ecco, abbiamo veramente tantissimi argomenti, poi andremo a conoscere, come detto, le opere di questo bellissimo atelier, però vorrei che ci parlassi un po' di Abu Dhabi, di Minsk, di tanti successi a livello internazionale. Gli aneddoti più simpatici, visto che per noi è un onore, insomma, averti qui, visto che sei proprio un maestro dell'arte contemporanea, che ci parlassi un po' della tua vita. Come dicevamo, un po' la vita e l'arte, la pittura, sono due aspetti che si intrecciano fra di loro. Quindi vorrei che ci parlassi un po' di te e dei momenti salienti, insomma, di questa tua carriera internazionale. Beh, è stata una carriera ricca di eventi, di momenti bellissimi. Ho conosciuto persone straordinarie, persone meno straordinarie, ho conosciuto delle location magnifiche e naturalmente ho un po' percorso tutta l'Europa, sia con le mostre, sia addirittura anche con i mezzi, perché per fare le mostre vanno spostate le opere. E lì sono nati veramente tanti, tanti aneddoti che... bisognerebbe parlarne in sede diversa, perché sono veramente tanti, tanti, tanti. E se ti dicessi che da questa puntata potrebbe, diciamo, utilizziamo il condizionale, partire comunque un'opera d'arte scritta, insomma una testimonianza diretta per tutti coloro che amano l'arte, la pittura ed anche l'Emanuele Vent'anni artista, che cosa ne pensi di questo? Sarebbe bello, sarebbe un sogno, anche perché sarebbe ripercorrere mentalmente tutte le storie che ho vissuto, che sono veramente, veramente tante. Vedremo, speriamo, naturalmente ce lo auguriamo. Su questa tua scrivania, adesso per arrivare anche ai giorni nostri, c'è un'opera. Vorrei che ci anticipassi anche questo tuo nuovo progetto, che vede uno dei borghi più belli d'Italia, Montone, come protagonista. Cioè, a parte che non è un'opera, ma un semplice bozzetto fatto su... diciamo che ho messo il pensiero su carta. Questo qui dovrebbe essere l'idea, la prima idea per un monumento dedicato a Braccio Forte Braccio per il comune di Montone, che proprio questi giorni con il sindaco e anche altre autorità locali abbiamo messo a punto come progetto definitivo. E spero di poterlo realizzare e cercare di fare un lavoro, storicizzarlo un attimino, perché è un lavoro molto, ma molto ambizioso. Complimenti Emanuele. Senti, l'opera che ti dà sensazioni ad oggi, di tutte quelle che hai fatto, sono numerosissime, che ti dai ancora ispirazione, che ti piace di più magari rispetto alle altre, ce n'è una in particolare che magari vuoi ricordare attraverso queste telecamere? Sì, io l'opera che amo di più è il ritratto di mia figlia Deborah, che ho fatto, l'ho fatto con amore, è il ritratto che tengo sempre con me, non l'ho mai voluto vendere e mi accompagna tutti i giorni perché l'ho proprio qui di fronte a me. Prima l'avevo messo addirittura dietro la scrivania, però l'ho spostato davanti perché mi dà piacere, mi dà entusiasmo e carica. E allora, maestro, se sei d'accordo, andiamo a vedere meglio questo dipinto di tua figlia, che è veramente bellissimo, una vera opera d'arte. Rimanete con noi perché andremo proprio a parlare di questo dipinto e di tutti gli altri, insieme al maestro Vent'anni. Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile, sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8, ad Umbertide, zona grattacielo. Ci spostiamo in un'altra parte dello studio del maestro Vent'anni per parlare di una delle sue opere, appunto il ritratto della figlia Deborah Vent'anni. A te la parola, maestro. Ebbene, siamo qui, ecco, questo è il ritratto di Deborah, praticamente fatto con una tecnica ideata da me, messa a punto sempre da me, e qui praticamente viene fatto su legno e messa la parte come base è fatta su legno, scurito, e poi con la carta abrasiva tolto il colore fino cercando gli effetti che si vedono qui finali. Sul ritratto la cosa principale è lo sguardo, e
qui mi sembra di averlo veramente colpito in pieno, perché è uno sguardo che conosco e oltretutto amo. Eccoci qua all'interno, di nuovo nello studio del maestro Vent'anni, che sta dipingendo una delle sue opere attuali, sta compiendo un altro capolavoro. Vorremmo che ci parlasse un po' di questa sua opera. Niente, praticamente è un ritratto fatto olio su tela di una modella, dove cerco praticamente di tirare fuori le parti migliori della femminilità, quelle che io preferisco e vo sempre cercando sui miei lavori. Ecco, stiamo vedendo tra le varie opere, insomma, all'interno dell'atelier, che la maggior parte dei soggetti protagonisti sono volti femminili o donne. Vorremmo chiederti il perché. Questa è un po' la curiosità che ci assale, ci assilla in questo momento, e naturalmente vorremmo che lo spiegassi anche ai telespettatori. Beh, sicuramente ogni artista ha qualcosa che predilige a dipingere. Io la cosa che ho sempre prediletto è la donna. Per tanti, anche in diminutivo, dicono dipingere solite donnine, solite... Però la donna praticamente è la rappresentazione dell'universo, la rappresentazione della vita, la rappresentazione dell'amore, anche dell'essere uomo. Rappresenta tutto, è al centro di ogni idea umana. La donna è mamma, la donna è amante, la donna è figlia, la donna è la ricerca continua della nascita. Secondo me la donna racchiude veramente un grande, immenso universo. Bellissime parole nei confronti delle donne. Nello specifico questo soggetto? Questo soggetto praticamente decanta la bellezza femminile e l'amore della donna, ma soprattutto la bellezza. Il tema ispiratrice della mia pittura è la bellezza. Vado alla ricerca di quella perfezione che non riuscirò sicuramente mai a trovare, però non mi arrenderò mai a cercarla. E questo è davvero molto molto interessante, Emanuele. Senti, vorrei anche che ci parlassi della scelta dei colori, perché qui vediamo varie tonalità, vorrei che ci parlassi un po' anche di questo aspetto qui. Praticamente questa è una tecnica pittorica olio su tela. E la pittura a olio è fatta con delle basi, non va mai composto il colore sulla tavolozza, ma va composto sulla tela. Sono la sovrapposizione di tantissimi colori che alla fine ci porta all'incarnale. L'incarnale è un colore che viene fatto della sovrapposizione di pelle, vene, tutto quanto, in più anche dagli agenti atmosferici esterni, luce esterna e tutto. E praticamente io sto facendo un'evoluzione colorica che mi porterà alla fine alla fotografia. Senti, a chi ti sei ispirato nelle varie opere, anche magari in questa? Sei una persona che conoscevi direttamente, sei conosciuto, oppure si tratta di un dipinto frutto dell'ispirazione? Niente, l'ispirazione sono semplicemente delle modelle professioniste che io ho scelto, che ho fotografato, mi sono fatto una piccola documentazione fotografica, e ogni volta che parto con una mostra, che parto con un tema ben preciso della mostra, io mi prendo le foto che mi servono e le sviluppo sulle opere. Come avviene la scelta delle ragazze? Dipende totalmente da te? La scelta delle ragazze viene totalmente da me, anche perché io scelgo le ragazze che piacciono molto a me e abbiano dei canoni di bellezza che siano un pochino universali, perché tanti dicono che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. In realtà è bello ciò che è bello, e ci piace dire che è bello ciò che ci piace, ma in realtà la bellezza è bellezza. Quindi secondo te la bellezza è oggettiva di una donna? La bellezza sì, è oggettiva, molto oggettiva. Chiarissimo Emanuele, che lasciamo naturalmente continuare nella sua opera, e io direi di proseguire. Rimanete con noi, perché ancora ci saranno tantissime belle notizie di cui parlare, tantissimi temi da
mi spingo oltre, Lele Mora, amico personale del pittore Vent'anni, a Norcia, con una delle sue opere che a me personalmente piace di più, veramente bellissima, poi ne parleremo, quindi restate con noi perché ancora ci sono tante, tante, tante cose di cui parlare in questa bellissima serata dedicata all'arte contemporanea. Torniamo qui dal maestro Vent'anni per commentare un'altra opera e veramente pare, osservando questo capolavoro, che tra l'altro è work in progress, poi lo spiegherà il maestro, che insomma ogni opera abbia una propria personalità, anche a livello di colori, di tonalità, molto diversa rispetto al ritratto di tua figlia e altrettanto diversa dal quadro precedentemente analizzato. Vorrei che ci parlassi di questo perché veramente riscontriamo delle differenze sostanziali. Praticamente il ritratto di mia figlia fa parte di un'epoca pittorica che ho eseguito senza colore, dove il colore era monocromatico, praticamente era un'opera a se stessa, però il colore ci vedevo molto più che su queste qui. Queste le opere, come vedi, erano totalmente diverse anche fra di loro, anche perché diciamo che è un po' un divertirsi, dipingere è divertirsi. Se non trovi il divertimento e fai le opere tutte uguali, come tanti artisti fanno, che sembrano firmate solamente perché si somigliano l'una all'altra, con me questo non lo troverai mai, perché io ogni volta cerco di andare con una personalità diversa a dipingere. Questo, per esempio, è il dipinto ispirato al Marocco. Come potrebbe ben vedere ci sono dei mosaici, il Marocco è ricco di mosaici, questi non sono i colori finali, sono le basi dei colori, verranno tutti quanti su dei azzurri e blu elettrici molto particolari, che praticamente sono i colori che ti fanno ricordare il Marocco, praticamente. Ecco, allora questa è ispirata al Marocco, è fatta con la tecnica pittorica, sempre la donna, come vedi, è al centro, perché la donna è sempre al centro. In più ci sarà tutto quello che tu vedi che darà la personalità del Marocco. Senti, a questo punto mi sorge una domanda spontanea, insomma, il tuo rapporto con i colori, perché vediamo, insomma, che utilizzi diverse tonalità nei tuoi vari quadri, nelle tue varie opere d'arte. Il tuo rapporto con il colore e i colori in generale. Io praticamente il colore mi piace tantissimo, il colore è la base del dipinto, come uno chef ha bisogno degli ingredienti per creare un piatto, ci sono odori, sapori, qui i sapori non ci sono, ci sono solamente colori che devi riuscire solamente con i colori a dare tutto quello che manca da un buon piatto, perché tanto gira che rigira andiamo sempre a finire lì, deve essere qualcosa che deve essere piacevole vedere, piacevole poter ammirare, ecco, il contenuto è tutto qui. E il tuo rapporto invece con le donne, visto che raffiguri comunque prevalentemente volti femminili, ci piace insomma toccare anche un aspetto che riguarda un po' più il Vent'anni artista, ma anche uomo. La donna è da amare, solo da amare. Bellissimo, bellissimo. Io qui naturalmente mi fermerei su quest'opera per un momento, riguardiamola con l'aiuto della regia perché merita veramente, poi abbiamo, come dire, l'onore di avere un'opera ancora incompiuta, quindi magari torneremo a riparlare qui nel cuore del centro storico di Umbertide presso lo studio del maestro Vent'anni e magari vedere come sarà il finale di questa opera d'arte, giusto sarà maestro? Un piacere. Ecco maestro, alla luce di questo excursus, di questo primo assaggio all'interno dello studio, vorrei ripartire proprio dall'artista. Quando ti sei sentito per la prima volta artista e quando
Hai sentito questa, come dire, questa voglia di dipingere? Bella domanda. Artista praticamente ti puoi sentire solamente quando accetti le prime vere sfide su dei lavori un po' particolari, lavori che senti irraggiungibili, mentre in realtà è solo l'inizio della soluzione di un problema. Quello è il momento in cui ti senti veramente un artista. Ecco, ma che cosa provi quando inizi un'opera o magari quando stai pensando di dipingere un'opera? Dipingere un'opera significa un po' come la donna quando è incinta che porta avanti il feto, lo fa diventare maturo fino alla nascita. È un po' quelle sensazioni, forse il pittore, lo scultore, il creativo, secondo me riesce a capire anche la donna incinta, che sono le sensazioni più belle, perché in quel momento stai creando qualcosa di nuovo, qualcosa che non esiste. Ed Emanuele, le sensazioni che provavi a 18 anni sono cambiate rispetto a quelle che provi oggi o sono rimaste le stesse quando dipingi, quando ti trovi in questa vocazione che è l'arte? Cioè, queste di qui è vero, sono rimaste le stesse. Praticamente senti tante volte dire mi sento un bambino dentro, mi sento un bambino dentro. Io non è che mi sento un bambino dentro, io sono un bambino, io ancora ho 18 anni. E questa è la verità, perché vivi le stesse emozioni, le stesse sensazioni, anche gli stessi sogni di quando avevi 18 anni. E poi l'arte fatta insomma ad alti, altissimi livelli, come la stai intraprendendo tu in questi anni da tantissimo tempo, ti permette di conoscere insomma tantissime persone più o meno note. Ecco, vorrei che ci parlassi delle tue amicizie con personaggi sicuramente importanti, illustri, che hai conosciuto nel corso di questi anni, delle tue mostre e delle varie opere. Praticamente personaggi ne conosci tantissimi, personaggi importanti nel mondo politico, culturale, sociale, però le persone più importanti sono i rapporti umani, le persone quelle più semplici, quelle più comuni, con quelle ho veramente dei rapporti magnifici. Il politico importante ti può regalare delle emozioni momentanee, però passano, mentre l'amicizia che vai a creare, magari mi è capitato delle situazioni che non parlando la stessa lingua, non parlando una lingua in comune, riesci a manifestare amicizia, amicizia vera, amicizia afferrata, che ti senti spesso. E questo, secondo me, sono delle emozioni favolose. Davvero molto bello, però citavamo insomma di Lelle Mora. Qualcosa raccontaci, cioè, insomma, com'è nata questa amicizia? Ma l'amicizia con Lelle Mora è nata tramite un amico comune con Lelle Mora e risale a 4, 5, 6 anni fa, forse non mi ricordo nemmeno quanto tempo. Però è stato un periodo molto bello, molto ricco di emozioni, molto. Lui è un personaggio molto influente, ma influente anche a livello sociale, con le persone, bella persona, veramente molto bella. Senti, dobbiamo approfondire anche il progetto che riguarda te ad Abu Dhabi. Questo non l'abbiamo toccato velocemente all'inizio di questa puntata, di questa trasmissione, però vorrei zoomare su questo aspetto, Emanuele, con il tuo aiuto. Niente, Abu Dhabi mi è stata fatta una proposta che non mi sento ancora di rendere nota e spero di poter accettare, far maturare questa proposta. Abu Dhabi mi ha regalato dei momenti bellissimi, sono circa 6 anni che frequento. Per la prima volta 15 giorni fa sono andato dall'Emiro, ho passato una giornata con l'Emiro, è stata un'esperienza bellissima perché ho consegnato il suo ritratto. È stato bello anche perché ho partecipato al banchetto con tutte le delegazioni, i suoi ospiti. E queste sono delle cose che ti rimangono dentro, praticamente ti danno delle grandi energie che per questo lavoro sono molto più importanti che i soldi stessi. Senti, hai viaggiato tantissimo, ti chiedo qual è il paese o la città che ti ha ispirato di più? Umbertide. Oh, questo è davvero molto bello, anche perché giochi in casa, giochiamo in casa questa sera, giusto? Giusto, sì, ma Umbertide è veramente, anche grazie a questa location riesco a essere me stesso. Infatti ogni volta che vado fuori cerco sempre di ritornare prima possibile. Ecco, gli stimoli, le motivazioni dell'Emanuele 20 anni artista di oggi, dopo tanti traguardi raggiunti, che motivazioni hai e che progetti hai? Progetti
tantissimi. Motivazioni, forse di riuscire a innamorarmi, in modo che l'artista innamorato riesca a dare il meglio di se stesso. Senti, ma gli amici sono gli amici di sempre, sono amici artisti o sono amici gente comune che fa magari ruoli tra i più disparati? Entriamo un pochettino anche nella tua vita privata. Gli amici praticamente personale. Tanti amici, ma amici veri solamente due, sono che a Umberti ed sono anche il motivo per cui, oltre alla famiglia, anche per frequentare gli amici praticamente. Davvero molto bella questa, come dire, vicinanza con il paese, la città di Umberti. Insomma, che cosa ti ha trasmesso? Vorrei che citassi, abbiamo parlato dell'Umberti del 1375, l'Umberti di oggi come la vedi, come la vivi? Cioè, io praticamente Umberti la vedo, l'atelier, la famiglia, soprattutto prima di tutto la famiglia, l'atelier e gli amici che ho qui a Umberti. Dopo le vie, le strade, i tetti fanno parte dell'urbanizzazione. Io vedo le mie emozioni, i miei sentimenti che mi legano a Umberti, soprattutto. Bene, a questo punto io direi di interromperci, ma per andare a vedere una clip di Emanuele, e poi torneremo naturalmente per il rush finale per altre opere da conoscere e di cui parlerà il pittore Emanuele Vent'anni. Restate con noi. Benissimo, siamo all'epilogo di questa prima puntata dedicata all'arte contemporanea, dedicata al maestro Emanuele Vent'anni, che ringrazio personalmente per essere intervenuto a questa trasmissione. Tra l'altro Emanuele è un po' l'inizio, come dire, la copertina di questo percorso partito proprio da questa sera. Grazie a te Antonio, a presto, molto presto. A presto, grazie, e naturalmente alla prossima. Io ricordo soltanto a tutti i telespettatori che potranno riguardarsi, per chi volesse, questa trasmissione sia venerdì che domenica pomeriggio. Poi avremo la possibilità di YouTube e quindi avete veramente tantissime possibilità di guardare speciale arte contemporanea oltre l'artista. Grazie a tutti. Ringrazio naturalmente Matteo Marzella alla regia e i suoi collaboratori. L'appuntamento, se vorrete, per la prossima settimana. Da Umberti è tutto. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti. Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile, sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8 ad Umberti, zona Grattacielo.